La musica è fondamentalmente una forma di linguaggio. Da tale assunto parte la nostra ricerca, o meglio, un particolare viaggio che ne intenderà considerare attraverso un espulso storico la sua genesi, la graduale affermazione e presenza nei vari contesti sociali e la sua evoluzione in genere e strutture formali. Un linguaggio ha tuttavia i suoi fondamenti e le sue regole, ossia costrutti grammaticali e sintattici codificati nel corso della sua evoluzione diacronica a livello specificamente linguistico. Anche la musica si avvale di simili forme e costrutti e per meglio intenderla, conoscerla e comprenderla sarebbe necessario apprendere e acquisire, pur senza particolari approfondimenti, quel che si conventia e si esprime nella denominazione di teoria musicale. Naturalmente, chi è già in possesso di tali rudimenti potrà fare a meno delle prime lezioni o meglio incontri o conversazioni come è più logico definirle espressamente dedicati alle argomentazioni basilari di natura teorica che pure riteniamo necessario premettere a narrazioni di carattere storico ed estetico non si tratta di una velleitaria opera di alfabetizzazione musicale che pure sarebbe necessaria in una realtà nazionale estremamente deficitaria in tale ambito, ma di un ausilio forse indispensabile, se non fondamentale, per meglio seguire, capire e carpire ogni discorso e ogni considerazione possibile su ciò che intendiamo o racchiudiamo nella definizione di musica. Premettiamo come tale termine, musiche, nella Grecia antica indicasse l'insieme delle espressioni artistiche emanate e governate dalle muse. Sottintendendo l'altro termine tecne, ossia l'arte di unire, utilizzando una terminologia moderna, gli elementi poetici, gestuali e coreutici, con i diversi elementi musicali, compositivi, strumentali e corali. Naturalmente, tale significato, che conglobava una pluralità di attività artistiche e tecniche, comprese l'astronomia e la ginnastica, si perse nel corso dei secoli, ma transito nella lingua e nella cultura latina assumendo come musica il significato che ancora oggi attribuiamo ad una espressione verbale composita e complessa, poiché racchiude e compende una molteplicità di linguaggi, forme, stili, strumenti, percorsi storico-letterari, discipline, settori e strutture. Il nostro viaggio in tale mondo inizia pertanto con l'esposizione teorica di tutto ciò che costituisce e determina in pratica la grammatica e la sintassi del linguaggio. E la prima argomentazione non può che riguardare la preliminare questione della notazione. La scrittura musicale si avvale di un sistema di cinque linee parallele disposte orizzontalmente, denominato pentagramma dal greco Pente 5 e Gramma segno grafico, che mostriamo nella sua più scarna rappresentazione grafica. Tale sistema, in uso già nel XVI secolo, ma stabilmente adottato dagli inizi del XVII, è il risultato di una evoluzione grafica che parte dal monogramma, un solo rigo, apparso intorno all'Io secolo, cui seguì l'introduzione di una seconda linea e perviene al tetragramma, quattro righi, istituito dal teorico Guido d'Arezzo nella prima metà dell'XI secolo, e legato al canto gregoriano. Le cinque linee, prima, seconda, terza, quarta e quinta linea, partendo dal basso del nostro moderno pentagramma o rigo musicale, così come viene comunemente definito, comprendono anche quattro spazi: primo, secondo, terzo e quarto spazio, partendo sempre dal basso. In tali ambiti vengono collocati segni grafici susseguenti, denominati semplicemente note. Possiamo osservare come sia possibile inserire all'interno del pentagramma unicamente nove note, quattro negli spazi e cinque sulle linee. Per aggiungerne delle altre si rende necessario fare ricorso ai cosiddetti tagli addizionali, ossia dei segmenti posti al di sopra della quinta linea e al di sotto della prima, come se fossero semplicemente delle altre linee supplementari non visibili. Partendo dagli spazi immaginari posti al di sopra del quinto rico e al di sotto del primo, risulta possibile l'inserimento di altre note che acquisiscono in tali casi uno o più tagli in testa e tagli in gola. Ciò che abbiamo definito nota, dobbiamo considerarlo ora come un simbolo grafico che rappresenta un suono musicale e, come vedremo più avanti, anche il relativo valore di durata. Ugualmente, a, secondo, a seconda della loro collocazione negli spazi e sulle linee, eh, le note assumono le sette denominazioni tradizionali: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, in uso nei Paesi latini. I nomi delle note, nei Paesi Latini, appunto, vennero introdotti sempre dal teorico Guido D'Arezzo, il quale denominò i suoni dell'Assaccordo, successione di se suoni, con le sillabe iniziali dei primi sei emistichi di un inno gregoriano a San Giovanni. Ut que laxis, re sonare mi ragestorum fa mulituorum, solve bulluti, labi reatum, sancta Ioannes. Successivamente venne aggiunto dallo spagnolo Bartolomero Ramos de Pareva nel XV secolo il si sì, derivato dalle iniziali di sancta Ioannes. Mentre l'ut ancora in uso in Francia si trasformò in Do nel XVII secolo ad opera del teorico fiorentino Giovanni Battista Dori, che lo estrapolò dalla prima sillaba del suo cognome. Nei paesi anglosassoni è ancora in uso la notazione alfabetica. Le lettere A, B, C, D, E, F, G corrispondono alle note La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Leggermente diversa tale notazione nei paesi di lingua tedesca. Le lettere A, B, C, D, E, e F G H corrispondono alle note la, si bemolle, do, re, mi, fa, sol, si bemolle. Nel nostro sistema la serie delle sette sillabe inizia con il do e forma nel momento in cui viene conclusa da un altro do un segmento intervallare che definiamo ottava, otto note, che può tuttavia ripetersi a varie altezze. Si determinano in tal modo Altre serie di medesimi suoni, ma solo come lettura e denominazione, in quanto la differente altezza di un suono è legata al numero delle sue vibrazioni. Per vibrazione si intende il movimento in rapida successione, andata e ritorno, di un corpo elastico, sonoro, sollecitato da una forza esterna, arco, aria, tasto, bacchetta, ecc. L'altezza di un suono viene pertanto determinata dalla frequenza al minuto secondo tali vibrazioni. L'unità di misura della frequenza è indicata dal termine Hertz, dal nome del fisico tedesco. Un suono è tanto più grave quanto minore è il numero di vibrazioni, e viceversa. La soglia di udibilità dei suoni è posta tra le frequenze di 32 e 40.000 vibrazioni semplici al minuto secondo, ma la pratica strumentale si avvale di frequenze comprese tra 64 e 8.000 vibrazioni semplici. Il suono di riferimento, come altezza fissa, è rappresentato dalla centrale il diapason, 800 vibrazioni semplici e 440 vibrazioni doppie al minuto secondo. Il LA, posto all'ottava superiore, ha un numero doppio di vibrazioni, mentre all'ottava inferiore tale numero diminuisce della metà. Similmente accade per gli altri suoni in base alle loro relative frequenze. Per poter attribuire alle note impresse sul pentagramma le relative denominazioni, ci si avvale di un segno grafico, la chiave, che viene posto all'inizio del pentagramma, ma anche all'interno di esso, e determina l'altezza della lettura delle note medesime. Riportiamo di seguito i tre simboli grafici delle chiavi. Il primo dei simboli grafici, la chiave di sol o chiave di violino, deve il suo segno alla progressiva mutazione grafica della lettera G, che nell'antica notazione alfabetica, codificata nel X secolo da autore di Cluny, indicava appunto il sol e viene collocata sulla seconda linea del pentagramma. Partendo da tale collocazione, le note segnate in ordine progressivo ascendente e discendente, ma nell'ambito di un'ottava, assumono la relativa denominazione. Prima di affrontare il tema delle figure di valore abbiamo preferito indicare le note sul pentagramma con semplici note nere, secondo la notazione convenzionale, prive di gambo. Ugualmente le note bianche, sempre prive di gambo, le utilizzeremo unicamente per evidenziare la chiave relativa. Esponiamo ora una successione di tre ottave in senso scalare ascendente, partendo dal Sol2 e pervenendo al Sol3. 5, ma specifichiamo che convenzionalmente l'altezza di un suono viene indicata con un numero progressivo posto in apice da 0 a 7, partendo dal suono più grave e la centrale, ossia il citato di Amason, si indica come la 3. Il secondo simbolo grafico, la chiave di fa, anch'esso derivante dalla notazione alfabetica della lettera F, si colloca sulla terza linea del pentagramma ed assume la denominazione di chiave di baritolo. Collocato sulla quarta linea, prende il nome di chiave di basso, come evidenziamo nella sua seguente esemplificazione. Il terzo e ultimo simbolo grafico, la chiave di Do, ugualmente derivante dalla notazione alfabetica della lettera C, può essere collocato su quattro posizioni diverse, assumendo quattro diverse denominazioni. Sulla prima linea del pentagramma la chiave di soprano, sulla seconda linea del pentagramma la chiave di mezzo soprano, sulla terza linea del pentagramma la chiave di contralto e sulla quarta linea del pentagramma la chiave di tenore. L'esempio successivo le compendia in tale ordine tutte e quattro. Le chiavi di lettura delle note collocate sul pentagramma risultano essere sette. Da ciò deriva il termine setticlabio, che indica appunto l'insieme delle posizioni occupate sul pentagramma dalle sette chiavi. Ma nella pratica strumentale si utilizzano fondamentalmente le chiavi di violino e di basso. L'unione di due ma anche più pentagrammi, che si definisce a collatura, con la chiave di violino collocata di sopra della chiave di basso, è legata alla scrittura pianistica. Riportiamo di seguito l'intera estensione e la relativa notazione del pianoforte, ma limitata per il momento ai soli tasti bianchi. Osserviamo come per indicare le cinque note più gravi nella chiave di basso e le sette note più acute nella chiave di violino ci siamo abbassati del segno di ottava bassa e di ottava alta. Tali segni indicano rispettivamente che le note devono essere suonate all'ottava inferiore e all'ottava superiore. Anche le chiavi di contralto e di tenore vengono utilizzate nella pratica strumentale, per esempio nella scrittura per la viola viene utilizzata la chiave di contralto, mentre è frequente l'uso della chiave di tenore nella scrittura per il violoncello, per il trombone e per il fagotto. Mentre la chiave di soprano, in aggiunta alle chiavi di contralto, tenore e basso, veniva impiegata nelle composizioni corali almeno fino al XIX secolo, poiché in relazione alle voci dalle quali prendo il nome, contenevano, nell'ambito del pentagramma, l'estensione media delle voci medesime, facilitandone la relativa scrittura. Per meglio comprendere tale punto e individuare al tempo stesso la corrispondenza della posizione delle note fra le varie chiavi e la conseguente diversa denominazione, di Riportiamo nell'esemplificazione seguente tale estensione con il sottostante riferimento della chiave di violino per le chiavi di soprano e contralto e della chiave di basso per la chiave di tenore. Infine, rammettiamo come l'uso delle chiavi di mezzo soprano e di baritono sopravviva solo nello studio specifico del settimo è tutto per questa prima conversazione, nella seconda parleremo dei valori e delle durate delle note.